Beh, mi sento proprio un soldato del 1700. Un soldato che ferma coloro che vogliono entrare dove? E adesso piano piano. Alt, farsi riconoscere, scendere dall'automezzo e farsi riconoscere. Ma questo attiene a quando questo luogo era vivo. Adesso è morto. Per volere di chi? Ma diciamo anche innanzitutto dall'autorità militare. E poi dai nostri rappresentanti che nel corso degli anni nulla hanno fatto per acquisire questa caserma, caserma Marcelli, o caserma Tofano, o caserma Rossa, dicevo, per acquisire questo splendido patrimonio al patrimonio comunale. E se non è possibile al patrimonio comunale, almeno al patrimonio del comprensorio, facendo unione tutti i comuni, e acquisire questa splendida caserma per utilizzarla per le attività dell'agro nocerino sarnese, e quindi situare qua dentro, dove ci sono centinaia di vani, ci sono spazi immensi, c'è una piazza d'armi che è uno spettacolo. Oggi purtroppo le erbacce sono diventate alberi, le avete viste dalle immagini prodotte dal nostro operatore Giovanni, le ha fatte dall'alto. Dicevo, scuole, compagnia dei carabinieri, guardia di finanza, università, ma cosa non si poteva allocare in questo luogo? La caserma Tofano se ne cade a pezzi, i vetri rotti, l'abbandono totale, le erbacce, chissà quanti animali, ratti e quant'altro. E i cittadini, beh, anche noi abbiamo le nostre colpe, diciamolo, siamo incuranti, ormai abbiamo raggiunto la talassia, ci siamo assuefatti a tutto, però non è giusto che un monumento storico, quale può essere la caserma Tofano, situata in una zona storica, qui siamo a via Solimene, con di fronte la villa comunale, sulla quale poi faremo un altro servizio, ecco, nessuno se ne cura. Non vogliamo essere la voce del deserto, vogliamo essere solamente coloro che vogliono dare all'opinione pubblica dei siti che hanno fatto la storia del nostro comprensorio. E al sindaco di Nocera, avvocato Mario Torquato, che noi sappiamo attento alla storia e alle cose della propria terra, beh, caro avvocato, caro sindaco, un pizzico di attenzione e cerchiamo di acquisire questo luogo, questo sito, questo monumento, per poterlo fare usufruire dai cittadini di questo immenso e bellissimo comprensorio che è l'agro nocerino sarnese.